La sofferenza del Cristo lungo le strade della passione altro non è se non la necessaria anticipazione di quell'immensa gioia che scaturisce dalla luce della resurrezione. E questo è il messaggio di speranza intorno al quale ruotano le festività pasquali a Ginosa con la Passio Christi che quest'anno compie 39 anni. L'evento che più caratterizza Ginosa e che va avanti soprattutto grazie all'impegno dei tanti volontari, gli attori, i protagonisti di quel microcosmo ambientato in Gravina. Pietro, che nome è vero, eh? Io mi chiamo Cosimo. È un apostolo? Mi chiamo Cosimo e faccio Giacomo. Allora Pietro, da quanti anni fai la Passio Christi? Io la Passio Christi lo faccio nel 1993. Raccontaci un po' come è stato. Sì, sono partito dal popolo, poi man mano sono andato avanti, ho fatto sempre la gavetta per arrivare a questo punto di rappresentare Pietro, la rinnegazione che fa quando il gallo canta per tre volte, tu mi dirai che non ti conosco. E in tutto questo e poi man mano tutta la recitazione che noi facciamo, la rappresentazione della Passio Christi. Giacomo, cosa si prova a fare la Passio Christi? Ma un calore che ti porta ad esternare, fare queste cose che ha partecipato Gesù, sì, un seguace di Gesù, quindi senti quell'ardore dentro di fare quello che aveva fatto Gesù. Io da quando sono nato praticamente, ho 25 anni, quindi hai cominciato col popolo? Popolo, ho fatto tutta la gavetta, popolo e fino ad arrivare a soldato romano. Il tuo nome? Roberto Giove. Tu invece? Io faccio da 10 anni, più o meno una decina d'anni la Passio Christi. Come è il tuo nome? Gennaro De Carlo. Sì, anche io per il secondo anno consecutivo partecipo alla Passio Christi. Qual è il tuo ruolo? Un apostolo. Si prova a fare la Passio Christi? I primi tempi avevo tanta paura di sbagliare, ma adesso invece mi piace moltissimo, è bellissimo, è come se stessimo in paradiso. Un'emozione grandissima. E tu praticamente spiegaci cosa fai, arrivi nella Gravina? Il mio ruolo è la strage dell'innocente. Mamma mia. E poi dove vai? Nelle grotte, no? Eh sì, poi ci rifugiamo nelle grotte. Il tuo ruolo? Erodiade, la moglie di Erode. Nome? Maria Carmela De Tommaso. Erode di Renato Camillo. Allora, da quanti anni fai la Passio Christi? 23. 10 con questo personaggio e la restante parte ho fatto il popolo. Invece tu quanti anni? 26. 26 anni? 26 anni, sì. No, ho fatto il soldato rosso, poi ho fatto Barabba e adesso Erode. È un'emozione perché è bellissimo. Poi, visto che mi trovo, volevo fare un annuncio a tutti i ginosini che non vogliamo che finisce questa la Passio Christi, quindi volevamo più ginosini a far parte di noi, della nostra comitiva, perché è una bella cosa. E più persone siamo, perché stiamo diminuendo man mano, cioè ogni anno che passa il personaggio sempre di meno, quindi volevo fare un annuncio. Sara, Maria Luisa, Francesca. Voi da quanti anni fate la Passio Christi? 3 anni. Il tuo nome? Monica. Monica. 13 anni. 13 anni? Quest'anno sì, 13 anni. No, da 3 anni faccio l'ancella, ho fatto il popolo. È una bella emozione, proprio sono 8 anni e freddo. Vabbè, sì. Eugenio Pastore, Caifa. Nome? Vito D'Amelio, rappresento Re Maggio. Nome? Vitetti Peppino. Come fai? Anna. Anna fai tu. Anna. Anna. Anna è sacerdote. Nome? Catapano Vito Zerat. Questo personaggio qua dietro? Nome? Leonardo Curione. Pilato. Pilato.
Sì, è, diciamo che più che maggiorenne, perché comunque si è consolidata nel tempo grazie alla Prologo di Ginosa, che ha sempre creduto in questo evento e che ogni anno ha dato sempre dei contributi maggiori affinché questa manifestazione arrivasse a questi risultati. Oggi possiamo contare che la manifestazione Passio Cristi di Ginosa è associata all'Euro Passione per l'Italia, che è un organismo che raggruppa tutte le Passio Cristi d'Italia, ed è uscita fuori dai confini locali, quindi è oltre la provincia di Taranto, è oltre la regione Puglia. Addirittura stiamo avendo telefonate dai camperisti di tutta Italia per poter venire a vedere la Passio Cristi, quindi che è l'edizione di stasera, ma anche e soprattutto per il sabato santo, che è il 30 marzo. Battezza. Ecco l'agnello di Dio. Andate. Gesù, nome? Pietro. Bello. Da quanti anni fai? Sono 17 anni che faccio la Passio Cristi. È il quarto anno che interpreto questa parte del Signore. Per me, che io interpreto questa parte principale, è un'emozione così forte, perché ogni cosa che lo faccio sempre con il cuore. Sia da quando parte con la parte di Giovan Battista fino alla risurrezione. Ogni parte ha la sua emozione. Diciamo, dove io più quella emozione è al tempio dove vengo, parlo con Zerat, vengo processato da Zerat e io lì mi arrabbio perché vedo Gerusalemme che non è un posto, diciamo, di santità, cioè bisogna pregare, e io lì Gesù si arrabbia perché vedono che c'è gente che vende, e allora lui si arrabbia, che non vuole che diciamo Gerusalemme, cioè il paese, deve essere per la Chiesa. Ciao, Nettuno TV.